Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. È sempre difficile scrivere quando una persona viene a mancare prematuramente, soprattutto quando è in questo caso un pilastro del mondo del doppiaggio, ma non solo, della recitazione. Non ricordo se fosse il 2015 o il 2016, quando alla CDR, importante società di doppiaggio, girando in sala riconobbi la voce di Glenn Close e Cher, Ludovica Modugno. Mi avvicinai timidamente e con molta strizza, chiedendo se avesse tempo di ascoltarmi a fine turno. Lei fu molto gentile, cosa assai rara al giorno d'oggi, e mi disse: «Guarda, sto un po' impicciata, se ho tempo ti sento alla fine del turno, siedi, siedi pure». Riuscì a sentirmi, fortunatamente, ma non mi disse granché, solo «bravo», e mi bastò, detto da lei. Ebbi modo in seguito di lavorare alcune volte con lei come direttrice del doppiaggio, soprattutto di un bellissimo film come La verità negata con Rachel Weisz. Sapere di lavorare, seppur in piccole cose, con attori di grande calibro, non solo è un onore, ma è un'emozione forte. Ludovica Modugno era questo, grande attrice prodigio sin da bambina, con una carriera da fare invidia a qualunque giovane attore di adesso, ma soprattutto voce sopraffina di tante attrici iconiche e di successo, in particolare tre: Glenn Close, Cher e Angelica Houston. Diversissime tra loro, ma con una carica energetica non da poco. Ha avuto a che fare anche con ruoli mascolini, come ad esempio l'Albert Nobbs interpretato da Glenn Close, attrice eclettica, la più brava e camaleontica, legata indissolubilmente alla voce della Modugno, che l'ha seguita in diversi e disparati ruoli. Dalla carica dei 101 a Air Force One, a Mars Attacks di Tim Burton, ai Guardiani della Galassia di James Gunn e tantissimi altri. Naturalmente altre grandi attrici hanno avuto almeno una volta la sua voce: Viola Davis, Jacqueline Bisset, Ellen Barkin, Meryl Streep, Ellie McGrove, Whoopi Goldberg. Moglie di Gigi Angelillo, altro straordinario attore e doppiatore, il suo zio Paperone rimarrà scolpito nella memoria e nel cuore della nostra generazione. Attori con la A maiuscola, di un tempo che purtroppo ormai non esiste più, dove tutto è diviso settorialmente, andando a perdere quindi la completezza della parola attore. Un mestiere che Ludovica ed altri sono riusciti ad esprimere in campi diversi, certo, come teatro, televisione, cinema, radio, doppiaggio, ma con la stessa passione ed energia. Una voce già immortale, che noi di Voci.fm ricorderemo sempre. E vogliamo farvi riascoltare una carrellata di sue magnifiche interpretazioni. Ciao Ludovica. Ci ho portato pane e vino. Non so se ti piacerà, ma i frati dicono che fa bene. Se tu scendessi giù, potresti venire a mangiarlo qui. Noi due abbiamo fatto un patto. Tu hai detto che se venivo con te all'opera mi avresti lasciato in pace per sempre. E io allora ci sono venuta. Bene, adesso io sposo tuo fratello e tu mi lasci in pace per sempre. Chiaro? Anita, tesoro! Oh, Anita, che cani affascinanti! E lei deve essere Rufus! Dimmi, tesoro, l'hai sposato per il cane? Questo non è un luogo per te. Io custodisco il tridente contro i falsi re fin dal principio e per mille anni ho visto i più grandi campioni provare e fallire. Ma non ho mai visto nessuno indegno quanto te. Che bella bambina. Sì, sei stata brava. Mi piacerebbe vederla crescere. Potrai vederla crescere, ma prima devi decidere se vuoi essere un angelo uomo o un angelo donna. Come? No, 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 un momento. Non è una domanda da poco. Va bene se ci penso ancora un po'. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.